Ciao ragazzi, mi stavo già salutando, quindi mi avete beccata così. Comunque, nuovo look, nuovo haul. Come avrete visto dalle foto di Facebook e dalle foto di Instagram e dalle foto di boh, in generale nelle foto, ho cambiato colore. Allora, dalla fotocamera il colore non rende per niente, cioè per zero. Primo perché qua a Genova c'è l'allerta rossa, quindi il tempo è orribile. Secondo, perché come sapete abbiamo solo supporto del lampadario della cucina, quindi la luce è pessima. Il rosso che ho fatto, che è un po' sfaccettato perché avevo le punte un po' più chiare, è un cherry, ovvero un rosso ciliegia meraviglioso che sotto il sole ha dei riflessi tendenti anche un po' al fucsia, bellissimi, ma appunto qua fa schifo, o meglio, non rende come dovrebbe. Come al solito io poi ritorno al rosso perché sapete che è uno dei miei colori preferiti, quindi Jessica spostati, Jessica Rabbit ovviamente, spostati perché arrivo io con i miei capelli color cherry meravigliosi. Detto ciò, mi sono pulita gli occhiali perché non ci vedevo una mazza. Trucco semplicissimo, eyeliner, mascara e matita sulle sopracciglia, appunto. Non ho neanche niente sulla faccia perché sono ancora un po' colorita, cioè il segno del costume c'è ancora parecchio. Quindi sto vivendo di rendita con l'abbronzatura praticamente. Detto ciò, vi faccio vedere un po' di cosine che ho acquistato negli ultimi giorni. Ci sono anche un paio di pezzi di abbigliamento degli ultimi saldi che dovevo smetterla, invece non l'ho smesso, ma ho speso talmente poco che ci stava, raga. E poi vi faccio vedere un paio di chicche, soprattutto un rossetto liquido molto carino. Ma iniziamo subito. Dai, boh, dalla roba a caso, da Tiger. Da Tiger ho preso, che ho già aperto ma lo rimetto un attimo dentro, questi due lip balm balsamo labbra all'aloe vera. L'ho provato l'altro giorno perché avevo necessità di un balsamo labbra di corsa, avevo le labbra secche e ho detto vabbè, apro questi. Devo dire che l'odore non mi dispiace, ma è un po' fortino per i miei gusti. So che poi mi ci abituerò perché anche altri balsami labbra all'inizio mi davano un po' noia, poi mi ci sono abituata. Vi farò sapere se è abbastanza idratante perché io d'inverno consumo chilate di burri di cacao. Altro oggettino ho preso, questo qua invece da Best Shop, è una finta Tangle Teaser. Io ho la Tangle Teaser da una vita, mi piace tantissimo, l'ho anche acquistata da regalare a un'amica, ma lei ancora non lo sa. E ho visto questa e ho detto vabbè, la provo tanto per, costava pochissimo, tipo 2,90 euro, quindi ho detto la provo tanto per vedere com'è. Non c'è paragone, cioè pettinare pettina, poverina, il suo lo fa, può essere una spazzolina adatta da portare in spiaggia, quello sì, perché pettinare pettina tira via i nodi al volo, quindi poveraccia, il suo lo fa. L'unica cosa che non mi piace rispetto alla Tangle Teaser, che invece amo la follia, sono i dentini. Questi sono un po' aggressivi, li sento proprio sulla cute, mentre quelli della Tangle Teaser no. Questa ha anche i denti di varie misure, quindi probabilmente sono quelli più alti che mi danno fastidio, però detto questo non è una cattiva spazzolina. Se vi serve una spazzolina da battaglia da portare al mare, in piscina o okay, che, questa ci può stare, anche perché perdere la Tangle Teaser che cosa... più di 15 euro, sinceramente, una menata di balle. Per cui io l'ho presa tanto per avercela in più. Poi andiamo avanti con, scusate, ciglia finte. Era un botto che non compravo le ciglia finte ed è tantissimo che non me le metto tra le altre cose. Ma già che ero lì, ho detto vabbè, faccio scorta. Sono passata da DP Store, che è un mega store cinese che vende però praticamente quasi solo prodotti italiani. E ci lavora una mia amica, già che ero lì, che ero passata a salutarla, ho fatto degli acquisti e ho preso queste ciglia finte qua, molto naturali, non sono particolarmente spesse, sono due paia a 2,95 euro della EM, infatti sono italiane, EM Beauty SRL, Via Giusti Milano. C'è anche tutta la spiegazione su come metterle e sono queste qua. Sono molto carine, devo dire. Sono da un lato lisce, dall'altro intrecciato. Trrr, trrr, quello che sentite, trrr, trrr, sono i messaggi in arrivo. Comunque, ho detto perché no, 2,95 euro le provo. E poi ho preso invece queste,
che sono, allora, ciglia finte, sempre della AM Beauty, quindi anche queste qua sono italiane, e sono entrambe intrecciate, sono fatte uguali, sì, a 1,45 euro a confezione, e quindi ho detto, beh, carucce, le proviamo. Sempre da provare, ho preso di AM Beauty la colla per le ciglia, questa l'ho pagata 4,95 euro. Ho detto, vabbè, vediamo com'è. Io di solito vado pazza per quella di Essence, ma credo sia uscita dallo stand perché non la trovo più. Per cui, visto che ne ho solo una di scorta, ho detto, vabbè, proviamola, vediamo come viene. Sempre lì da Dipistoro ho comprato degli adesivi per le braccia che mi serviranno poi quando farò le esibizioni di danza orientale. Sono carinissimi perché sono tutti glitterati. Sono due confezioni uguali e sono belle appunto da mettere intorno alle braccia. Io vabbè, col tatuaggio ne posso mettere giusto uno qui e poi magari qualcosa qua, anche se ho il tatuaggio da questo lato, chi se ne frega, non si nota. Mentre da questa parte riesco a fare magari due o tre file di brillantini, quindi carino. Carino, pagati pochissimo, ora non ricordo. Questi li ho presi, scusate, da Tiger, non da Dipistore, e li ho pagati veramente niente, ma tipo roba di un euro e qualcosa. Sempre a pochissimo ho preso da Tiger due maschere per il viso di quelle in tessuto, la Ensite Mask, che non so cosa sia. Vabbè, c'è in italiano? Non c'è in italiano? Non c'è in... No, ho letto in italiano. Ok, maschera viso, bravissimo, lavare con acqua, ma se mi dici di che sa, di che è, niente, vabbè, non si sa, perché non ti spiega cosa fa questa maschera viso rispetto a quest'altra? Comunque le ho prese dalla cassa, ce l'avevano a 99 cent l'una. Ho detto, ma sì, proviamole. Poi, acquisti in Avon, ho solo due cose da farvi vedere perché altre due sono regali, quindi non posso farvele vedere. Ho preso due deodoranti della linea Faraway, che è la mia linea preferita di Avon. Fantastici, uno me lo porto al lavoro, l'altro me lo tengo a casa. E poi da Dipistore ho preso due cosine make-up. Ho preso questo smalto della linea Maxi Brush Astra Expert, che è un colore bellissimo perché è una specie di blu con dentro una miriade di pagliuzze oro e viola, e questo è il numero 28. Io vorrei che voi riusciste a vedere, è forse qualcosa, sì, è bellissimo. E ho detto, vabbè, per l'inverno è un colore che già, perché adesso sto praticamente vivendo di questo, che è il rosso della Wycon. Però questo qui per l'inverno mi sembrava molto bellino, perché l'inverno con la mano bianca mi piacciono gli smalti scuri. E poi ho preso una novità di Astra, ovvero le Hypnotize Liquid Lipstick. Si dirà Hypnotize o Hypnotist, vabbè. Ve lo faccio leggere. Numero 10 di questa linea qua, che sono i nuovi rossetti liquidi di Astra. Io l'ho provato la sera stessa per vedere com'era ed è favoloso. Parte il colore di questo 10, che è il color satin, che è bellissimo. Ora ve lo swatcho sulla mano. Ha lo scovolino così fatto tipo gloss. E il colore è un malva scuro violaceo, che è meraviglioso. Guardate cos'è. Quando si asciuga, questo qui è top proprio. È bellissimo. Poi con i capelli rossi, secondo me sta da Dio sto colore. Quindi è meraviglioso, ma penso stia bene anche alle more, perché more bionde, perché è talmente bello come colore particolare, perché è proprio un... voi lì non riuscite ad apprezzare la particolarità del colore, ma è proprio un viola scuro malva spettacolare. Quindi questo qua favoloso, pagato, ora ho un vuoto di memoria, ma se non mi sbaglio non più di 7 euro, quindi anche abbastanza low cost. Provate i colori perché ce n'è una marea. Io ho preso questo perché era quello più particolare della gamma, ma ne avevano un'infinità, quindi validi davvero. Poi ho fatto un saltino da NYX. Da NYX ho preso una cosa perché ero super curiosa di provarla, e da Sephora un'altra. Da Sephora volevo anche prendere la cazzarola di Urban Decay Hit, la nuova Naked, ma non ce n'era più, mi ha detto prova di nuovo giovedì prossimo, e vabbè, riproveremo.
Ma nel frattempo da NYX cosa ho preso? Ho preso l'Epic Inkliner, finalmente il super rinomato eyeliner di NYX che dicono essere il dupe di quello di Kat Von D. Io quello di Kat Von D non ce l'ho, quindi non posso effettivamente paragonarli, ma è 2 giorni che metto questo ed è fantastico. La che ho fatto oggi l'ho fatta con questo e voi dovete tenere conto che io sono davvero ciecata, cioè a me mancano 5 e mezzo di qua, 6 e mezzo di qua di diotrie, quindi quando io mi levo gli occhiali e mi devo mettere l'eyeliner, non è semplice, ragazze, ve lo posso giurare. E io appunto metto l'eyeliner, poi metto gli occhiali, controllo se ci sono degli errori, che di solito gli errori poi sono sulla puntina, vado a correggere col cotton fioc la puntina e poi vado a ripassare con l'occhiale su solo la puntina per essere sicura che sia perfetta. Quindi in linea di massima io faccio, tra virgolette, più fatica di una ragazza normale a truccarsi perché appunto non ci vedo una fava. Questo è veramente semplice da utilizzare. Se lo uso io che sono ciecata, una che ci vede ci mette 10 secondi a farsi la riga di eyeliner. Quindi provatelo perché è favoloso, l'ho pagato 10,90 euro. E poi cosa ho preso da Sephora? Ho preso la fantastica, rinomatissima tinta labbra. Lolita non ce l'avevo, l'avevo provata sulla mano tempo fa, la Lolita di Kat Von D, e mi era rimasta un po' qua. Poi l'altro giorno sono andata per la Naked It, non l'ho trovata, ho detto vabbè, mi faccio un regalo, 19,90 euro, che sono una cifra secondo me assurda per un rossetto, però ho detto vabbè, questo mi compro e la prendo, ed è lei. Ora ve la faccio vedere sulla mano, devo dire che io l'avevo sgocciata mesi fa in inverno e sulla mano era molto più scura rispetto a come l'ho vista adesso, però io adesso ho la mano di un colore veramente indegno, perché in faccia sono già un po' sbiancata, ma sulle braccia e sulle mani sono ancora scurissima. Quindi sembra molto più chiara rispetto a quello che è realmente. Guardate che cerco di sgocciarvela a modo. Infatti io quando l'ho sgocciata la volta precedente la vedevo molto più scura. Vedete come risulta chiara adesso sulla mia mano? Comunque questa qua, poi sulle labbra è molto bella, io l'ho provata per andare a lavorare, non è particolarmente confortevole perché secca abbastanza le labbra, però ha un bellissimo colore da tutti i giorni, dura perché dura e quindi per la cifra che comunque spendi per comprare questa, io sinceramente comprare un colore particolare no, cioè non avrei mai preso un viola, un colore comunque che non metto spesso. Questo qui è un bel nude, me lo posso sfruttare tranquillamente tutto l'inverno per andare al lavoro, per cui direi che la cifra la recuperiamo utilizzandolo parecchio. E quindi ho detto vabbè, cara Kat Von D, mi prendo la tua Lolita, vabbè, la confezione è meravigliosa, però effettivamente costa un sacco, cioè prima e ultima che acquisterò delle liquid lipstick everlasting di Kat Von D, però una mi piaceva averla. E poi cosa ho da farvi vedere? Ah, l'abbigliamento, mi è rimasto un paio di cosine di abbigliamento da farvi vedere, ma proprio delle robe super economiche perché Zuichi ha ancora un po' di roba in saldo, quindi se voi avete uno Zuichi vicino correte perché sicuramente qualcosa di carino c'è. Io ho preso una cosa meravigliosa che ho anche postato su 21 Buttons, anzi, a proposito, se non lo sapete, io sono su 21 Buttons con il mio solito nick, quindi Momo Todd è tutto attaccato. E ogni tanto, non tutti i giorni, perché non è che tutti i giorni mi vesto da figa, ogni tanto posto un look carino che mi fa piacere postare e farvi vedere, anche perché il look, tra virgolette, da tutti i giorni per andare al lavoro, secondo me ha poco senso postarvelo, perché che ve frega di vedere la magliettina con cappuccetto rosso e il pantalone grigio, cioè niente di entusiasmante, ma magari c'è quella chicca, quell'abito, quel pantalone o quella maglietta un po' più particolari che mi fa piacere condividere con voi per farvelo vedere, eventualmente farvelo acquistare, perché lì potete vedere cliccando sul capo quanto costa e dove si compra, quindi può essere appunto utile per darvi delle dritte su delle cose carine da acquistare. E quindi ho detto mi iscrivo 21 Buttons e ho pubblicato per ora 2 outfit. Il secondo che ho pubblicato, l'ho pubblicato con questo abito, pagato ben 5 euro da Zuichi, ed è un vestitino meraviglioso. A parte la vestibilità che è splendido, io ho preso una media e ha questo praticamente scollo
super 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 scollo super scollato, non so se può sentire. Comunque molto profondo, con queste spalline tutte ricamate, poi ha le maniche fatte così a tre quarti e poi cade tutto nero aderente sul corpo. È bellissimo, andatelo a vedere su 21 Buttons perché si vede bene. Io per riparare al fatto che avesse questo scollo infinito che il mio fidanzato non avrebbe apprezzato, ho preso anche una fascia da mettere sotto, l'ho presa sempre lì da Zuiki, una fascia nera reggiseno di quelli proprio super easy, pagato 2 euro, quindi l'ho messo sul mio reggiseno e ho messo il vestito in modo tale che nell'ultima parte di scollatura fosse coperto. Poi, sempre da Zuiki, aspettate che lo piego un attimo. Ok, più o meno, non vorrei toccarlo con il... Ah, comunque nel frattempo vedete i colori asciutti, bellissimi. Sempre a Zwicky per ben 5 euro ho preso, sì, ho preso a 5 euro, questa magliettina traforata qua, da mettere di solito sulle canotte o comunque sulle magliettine un po' aderenti. Questa è nera con lo scollo a barchetta e ha la manichina corta ma fatta a pipistrello, quindi molto carina, molto comoda. A me, vabbè, ovviamente con questa non c'entra niente, però con una bella canotta magari nera o bianca che fa contrasto, sta da Dio. Quindi per 5 euro, ottimo acquisto. Ce l'hanno anche a manica lunga, quindi andate a darci un'occhiata perché erano scontati anche quelli a manica lunga. E poi per ben 3 euro, non esageriamo con lo shopping, ho preso questo toppino qua che non ho manco provato, l'ho preso al volo così, col 70% di sconto. Ed è questo toppino grigio, un po' luminosino perché ha dei fili un po' riflessanti, con questo collo un pelino più chiuso e poi appunto lo scollo a V enorme davanti. Ovviamente anche qua io se vedo che risulta troppo scollato metto una fascia perché non me lo posso permettere di andare in giro tutta scollacciata che mio fidanzato mi sgrida. No, non è che mi sgrida, però giustamente mi dice siamo in giro, la gente ti guarda le tette, a me dà fastidio e c'ha ragione. Quindi direi che è il caso di coprirsi un pelino di più. E questo è molto carino, secondo me poi abbinato con un bel pantalone aderente nero, un bel jeans, fa la sua porca figura solo per 3 euro, quindi va benissimo. E poi ho due cosine al volo che mi sono arrivate da Wish, me ne sono arrivate anche delle altre, ma le ho lasciate al mio fidanzato, quindi non ve le posso far vedere. Però due di quelle che mi sono arrivate le ho qua. Una la passerò alla mia amica Giulia o alla mia amica Cinzia che se lo devono provare perché ho sbagliato la taglia. Ed è questo meraviglioso oggetto del desiderio che tutte vogliono, ovvero il reggiseno, quello fatto così con il laccettino che si stringe in mezzo alle tette e rimane appiccicato. Io ora ci ho messo questa plastica qua perché sennò è tutto adesivo e la roba ci si appiccica sopra e fa schifo. Comunque l'interno è fatto così, quindi tutto adesivo di silicone con lo spazio per i capezzoli e poi appunto resta su e vi va a fare l'effetto push-up. Io appunto l'ho preso troppo grosso e quindi mi va a coprire troppo e non mi fa l'effetto, diciamo, di rialzare e schiacciare, mi copre e basta. Per cui io ora aspetterò la taglia più piccola perché io qua ho preso una C e non sapevo davvero che taglia prendere, l'ho presa a caso. E la C per me che ho una terza è grande, quindi aspetterò la mia B nera che ho ordinato e vi farò sapere. Questa nel frattempo la passo alle mie amiche più tettone e vediamo come si trovano. E poi ho un'altra cosina microscopica, una piccolezza pagata niente, tipo 2 euro, ovvero questo mini pantaloncino fatto a culottina super aderente che mi strizzerà un sacco, ma chi se ne frega, perché lo voglio mettere sotto quella tutina nera. Vi ricordate quella tutina di, come si chiama, di Piazza Italia che ho comprato quest'estate coi saldi ad agosto, se non erro, che era bellissima, però aveva il difetto di avere tutto il sedere con la stoffa troppo sottile, quindi si vedeva tutto sotto e a me dava fastidio che si vedesse tutto l'intimo. Allora ho preso questa qua da appunto Wish da mettere sotto la tutina in modo tale che perlomeno tutta la zona chiappa e appena appena sotto fosse coperta con un altro strato di nero, per cui ho
Ottimo, ora me la posso mettere, anche se adesso ormai è praticamente venuto brutto e non so se avrò più occasione per metterla, però vabbè, l'anno prossimo non c'è problema. E nulla, per questo video haul barra video nuovo look, termino qua perché è già 20 minuti che parlo. Vi mando un bacione grande, se volete vedere meglio il colore andate su Instagram che lì si vede assolutamente meglio. E niente, per il momento io vi saluto, vi mando un bacione enorme, come al solito vi ringrazio. Condividete, spolliciate, facciamo crescere il canale. Andate anche su 21 Button se schiacciate segui, così potete vedere anche il look che ogni tanto condivido con voi. E nulla, tanti tanti bacioni, al prossimo video. Ciao!